Buongiorno ragazzi, siamo qui con voi, io sono Giada Mancini e con noi è Giovanni Bencivenni. Siamo due ricercatori ai Laboratori Nazionali di Frascati e siamo qui per la lezione dei rivelatori di particelle che si terrà all'interno del Visitor Center dei Laboratori Nazionali di Frascati e in cui vi guideremo io e Giovanni in una breve storia dei rivelatori di particelle nella fisica delle alte energie. Possiamo definire il primo primissimo rivelatore i nostri occhi, che diciamo, abbiamo utilizzato nella storia per guardare quello che ci circondava e cercare di spiegarlo. Quindi i primi rivelatori sono proprio dei rivelatori ottici che si basano su un segnale o una traccia che viene rilasciata dalle particelle che attraversano un mezzo e che noi possiamo vedere con i nostri occhi. E qui ad esempio abbiamo uno dei primi rivelatori, una camera a nebbia, il cui funzionamento si basa sulla presenza di un volume sovrasaturo, in questo caso di alcol isopropilico, in cui abbiamo un gradiente di temperatura che ci permette di avere questo gas in una condizione appunto in cui è sovrasaturo per il quale al passaggio di una particella carica si creano delle microbollicine che noi possiamo vedere in questo caso attentamente. E come diciamo, le impronte sulla neve di un animale possono farci capire che animale è passato in quel momento, allo stesso modo guardando la scia di queste bollicine possiamo capire qual è la particella che ha attraversato il nostro rivelatore. Proviamo a vederle insieme queste tracce. Se osserviamo l'impronta lasciata dalle tracce che stiamo vedendo live in questo momento, notiamo, ecco, per esempio, una l'abbiamo vista proprio adesso, delle linee più spesse e corte, e queste sono tipicamente particelle alfa, ovvero nuclei di elio, che sono composti di due protoni e due neutroni, ed essendo, diciamo, molto grandi, quello che fanno è avere una grande probabilità di urto, per cui lasciano una traccia molto stretta e molto più larga di altre particelle, quali per esempio gli elettroni ed i muoni. Vediamo anche tante linee, diciamo, spezzate, e queste riflettono il fatto che all'interno, ovviamente, questa è un'altra alfa, gli elettroni che interagiscono con il volume di gas incontrano tante particelle e come, diciamo, le palline da biliardo, urtando, deviano il loro percorso. Al momento non li vediamo, ma magari possiamo vedere un fotoimmagine che abbiamo diciamo, tenuto di un muone che converte in elettrone. Qui abbiamo diciamo, delle fotografie che abbiamo fatto alle varie impronte che abbiamo visto prima in versione live. Per averle, diciamo, per chi non avesse avuto la prontezza di vederle, per avere un'immagine di referenza. Questa è la traccia rilasciata dalla particella alfa che vi descrivevo, e questo è quello che potrebbe essere descritto come un muone che decade in un elettrone, con, come sappiamo, diciamo, dalla teoria, l'emissione di un neutrino e di un antineutrino, che però non riveliamo in quanto non lasciano una traccia visibile all'interno del nostro rivelatore. I muoni sono delle particelle molto penetranti che diciamo, fanno parte dei raggi cosmici che arrivano fino a terra e proprio per questo, proprio per il fatto di essere altamente penetranti, riescono ad arrivare fino a terra e negli esperimenti di fisica delle alte energie i rivelatori dedicati ai muoni costituiscono la parte più esterna dei rivelatori dell'apparato strumentale. Andiamo a vedere un altro esperimento ottico. Come diceva Giada, le prime grandi scoperte della fisica delle particelle arrivarono dallo studio dei raggi cosmici. Il famoso esperimento di Conversi, Pancini e Piccioni, che portò alla scoperta appunto del muone dei raggi cosmici. Luis Alvarez, noto fisico americano di origine spagnola, nella lezione del premio Nobel del 1968 disse che la moderna fisica delle particelle ebbe inizio durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di giovani italiani, Conversi appunto, Marcello Conversi, Ettore Pancini e Oreste Piccioni, iniziarono un notevole esperimento. L'esperimento appunto di Conversi, Pancini e Piccioni, detto appunto CPP, fu condotto a Roma durante l'ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale e Marcello Conversi ricordava
che nel giugno del 43, dopo il bombardamento di San Lorenzo, l'esperimento venne trasferito dall'università in un'aula del liceo Virgilio, che era più vicino al Vaticano e quindi probabilmente più protetto, e venne quindi poi completato nei primi mesi del 44. Risultato dell'esperimento CPP è estremamente importante, perché appunto è l'inizio, come diceva Alvarez, della fisica delle particelle, e mostrò soprattutto che il mesotrone dei raggi cosmici non era la particella di Yukawa ad interazione forte, ma era una particella molto simile all'elettrone, quindi non ad interazione forte, l'interazione elettromagnetica è debole, ma un elettrone più pesante, con una vita media dell'ordine di 2 microsecondi, e che fu chiamata muone. L'esperimento CPP fu condotto con dei rivelatori molto simili a quelli che vi sto per mostrare. Questo rivelatore, Spark Chamber a Flash Tube, fu introdotto per la prima volta appunto da Marcello Conversi nel 1954. Questo rivelatore essenzialmente consiste in una serie di tubi di vetro riempiti con del gas nobile o una miscela di gas nobile, quindi neon oppure elio e neon, che sono posti tra due elettrodi opportunamente polarizzati in maniera tale da avere un grosso campo elettrico e far sì poi da innescare le scariche nel momento in cui la particella passa all'interno del tubo, ionizza il gas e avviene appunto questa scarica, questa spark appunto, da cui il nome del rivelatore. La scarica può essere visibile a occhio nudo ovviamente e può essere fotografata, come mostrato anche in questa immagine. Questa è appunto una spark chamber a flash tube e possiamo vedere anche come è costruita. Andiamo a vedere nel dettaglio. Qui ci sono i vari tubi di vetro che sono appunto riempiti di quella miscela di gas di cui vi parlavo prima, e ci sono i piatti metallici che sono polarizzati. In questo modo appunto ogni volta che abbiamo chiaramente una particella dei raggi cosmici, che può essere un muone, un elettrone, poi vedremo qualche evento, la particella ionizza i tubi, il gas all'interno del tubo, e avviene una scarica limitata all'interno del tubo. La camera a nebbia e la spark chamber di cui vi abbiamo parlato sono due rivelatori ottici che hanno funzionato ottimamente per lo studio delle particelle con i raggi cosmici. Ma alla fine degli anni 50, inizi degli anni 60, quando la fisica delle particelle si sposta sugli acceleratori, vengono richieste dei rivelatori diversi, più veloci, e che sia possibile ricostruire l'immagine tramite segnali elettrici. Il primo rivelatore a fili elettronico è appunto le Multiwire Proportional Chamber, cioè le camere multifilo, che sono state inventate da George Sharpack nel 1968. Questo è il primo rivelatore a fili con un mezzo attivo costituito da gas e con lettura elettronica. Per questa invenzione nel 1992 George Sharpack vince il premio Nobel per la fisica. Qui è schematizzata una sezione di una camera a fili, a multifili. Questo è il piano con i vari fili, molto sottili, un raggio dell'ordine di 10 micron, un centesimo di millimetro. Qui sono riportate le distanze con i due catodi, che definiscono poi la gap di gas, e la distanza tra i fili è tipicamente dell'ordine di qualche millimetro. La particella che ionizza il gas fondamentalmente crea coppie di elettroni e ioni. Gli elettroni molto velocemente vengono attirati verso i fili, che sono polarizzati positivamente, e vengono raccolti sul filo, ma quando si avvicinano al filo, come è descritta da questa immagine, sperimentano un campo elettrico talmente elevato, fino a circa 100 kV per centimetro, che è in grado praticamente di moltiplicare questi elettroni, cioè gli stessi elettroni
acquisiscono un'energia tale da poter ionizzare nuovamente le molecole del gas, gli atomi del gas, e quindi creare nuove coppie elettroni-ioni. Il segnale quindi è un segnale molto grande, elettrico, che può essere rilevato appunto elettronicamente sui fili. Le risoluzioni spaziali che si ottengono sono dell'ordine di svariate centinaia di micron a seconda del tipo di lettura. Nel 1970, anche qui ai Laboratori Nazionali di Frascati, è stata costruita la prima camera multifili italiana e, come potete ben vedere, è costituita da vari strati di fili messi a diversi angoli in maniera tale da poter ricostruire le tracce delle particelle praticamente in maniera tridimensionale. Questo rivelatore è stato utilizzato nell'esperimento FRAM al Centro Europeo di Ricerca Nucleare di Ginevra. Passiamo ora alla descrizione dei più moderni rivelatori di particelle. Questi ovviamente hanno lo scopo di rivelare un più ampio spettro di particelle e quindi sono composti da una serie di sottorivelatori. Si parte appunto con una struttura a cipolla, ovvero una serie di rivelatori, diciamo, concatenati uno dentro l'altro. Quindi nella parte più interna lo scopo è quello di tracciare le particelle, ovvero le particelle cariche, sappiamo che all'interno di un campo magnetico curvano per effetto della forza di Lorentz, per cui dalla curvatura possiamo ricavare l'impulso di queste particelle. Poi, più esternamente rispetto al tracciatore, abbiamo i calorimetri. I calorimetri sono dei rivelatori che ci permettono di misurare l'energia della particella incidente. I calorimetri si dividono in calorimetri elettromagnetici e adronici in base appunto al tipo di particelle che occorre rivelare e ci permettono appunto, come ho detto, di rimisurare l'energia. L'energia e l'impulso possiamo definirli il nome e cognome delle particelle e quindi la combinazione di queste ci permette di identificare la particella che ha attraversato il nostro rivelatore e quindi di studiare più nel dettaglio le collisioni che avvengono all'interno del nostro rivelatore. Sulla parte più esterna, come vi accennavamo precedentemente, abbiamo quello che viene chiamato lo spettrometro a muoni, ovvero un rivelatore in grado di identificare, tracciare quindi, e misurare l'impulso dei muoni incidenti. Perché sono l'unica particella, oltre ovviamente ai neutrini che non si rivelano, in grado di attraversare tutto il rivelatore e arrivare fino alla parte più esterna, che per questo appunto è proprio dedicata alla misura delle caratteristiche del muone. Qui al Visitor Center di Frascati abbiamo un'installazione che ci permette proprio di entrare dentro al rivelatore e vedere cosa succede. Cosa succede appena abbiamo una collisione. Qui vedete, stanno interagendo due fasci di particelle, in questo caso l'esperimento è Aleph, il collisore era LEP, quindi un collisore elettrone-positrone, e vediamo lo sciame di particelle che scaturiscono dall'incontro di questi fasci. Con questo fermo immagine sul prodotto di una collisione, possiamo vedere appunto come gli elettroni che ci aiutano ad identificarli, le linee che sono colorate di giallo, vedete che lasciano una traccia all'interno del tracciatore, che in questo caso è una camera a drift, e poi rilasciano il loro deposito di energia all'interno appunto del calorimetro elettromagnetico dedicato appunto alla misura dell'energia rilasciata dalla radiazione elettromagnetica che è composta appunto di E più e meno e gamma. In questo caso Aleph era un esperimento appunto installato al CERN quando il collisore era LEP, Large Electron Positron Collider, per cui un collisore E più e meno, e quindi tutti gli esperimenti che lavoravano al CERN erano focalizzati a rivelare appunto queste le particelle prodotte da un collisore di questo tipo. Ecco perché per esempio in Aleph vediamo la presenza soltanto di un calorimetro elettromagnetico.
L'EP lavorò in un primo run all'energia di produzione del bosone Z, che appunto sappiamo decadere, diciamo, tra le altre particelle in leptoni, quali per esempio sono gli elettroni e i muoni che abbiamo descritto, diciamo, in maniera più dettagliata. La linea azzurra è proprio quella che in questa installazione, in questa immagine, ci caratterizza il muone, che diciamo, come abbiamo capito, è la particella diciamo che penetra tutto il rivelatore e arriva fino alla parte più esterna e quindi viene rivelata da un apparato dedicato che è lo spettrometro a muoni. Vi ho portato qui un esempio di un rivelatore, sempre diciamo multipurpose come era pensato Aleph, però installato al CERN di Ginevra attualmente, quindi con un collisore. Il collisore LHC che fa collidere protoni e protoni. In questo caso ovviamente il rivelatore è di più grandi dimensioni, passiamo dai 5-6 metri di diametro di Aleph fino ai diciamo, 25 metri di diametro, 40 di lunghezza per Atlas, che è diciamo, un rivelatore enorme, se pensiamo, diciamo, qui abbiamo in scala anche diciamo, quanto è grande una persona rispetto all'esperimento per avere appunto il feeling di quanto siano grandi questi rivelatori. Per vedere, diciamo, l'infinitamente piccolo. Chiaramente la struttura è sempre a cipolla, in questo caso abbiamo anche un calorimetro adronico, abbiamo uno spettrometro a muoni immerso in un campo magnetico toroidale e questo ci permette, appunto, nel particolare caso dello spettrometro a muoni, di nuovo di rivelare i muoni e ci ha permesso, per esempio, di scoprire l'Higgs in quattro muoni, il cui event display vi ho riportato qui in figura. Vediamo chiaramente, diciamo, le tracce dei muoni che sono altamente energetici, per cui diciamo, vanno quasi dritti fino allo spettrometro. I muoni, nello specifico, vengono detti particelle al minimo di ionizzazione perché rilasciano un minimo deposito di energia nei calorimetri. E in questa figura vediamo le torrette che riportano il deposito di energia rilasciato nei calorimetri. Quindi questo ci permette di identificare, come vi dicevo, queste tracce come muoni e quindi, nello specifico, l'evento che stiamo osservando è un evento di Higgs in quattro muoni. Questo è lo stesso evento in vista tridimensionale, in cui vediamo proprio i muoni che vanno ad incidere sulle camere a muoni nella parte più esterna. Vediamo nello specifico che diciamo, dalla collisione vengono prodotti un numero significativo di vertici di interazione. E ognuno di questi, diciamo, genera un certo numero di particelle, perché quello che collide all'interno dei protoni sono i quark che li costituiscono. Quindi avremo tra tutti questi eventi, circa, diciamo, una media di 25 eventi per collisione, un evento interessante, che è per esempio nel nostro caso proprio l'Higgs in quattro muoni. Se andiamo avanti, vediamo un altro candidato, per esempio di Higgs, questo è un Higgs in due muoni e due elettroni, in cui vediamo sempre i muoni che abbiamo già spiegato in precedenza e gli elettroni identificati da depositi calorimetrici nel calorimetro elettromagnetico. Come dicevamo in precedenza, la parte più interna del nostro rivelatore è composta da un tracciatore. Nel caso specifico, quello che andremo a vedere, che è esposto qui al Visitor Center, è il tracciatore interno al silicio di Aleph. Questo, diciamo, data la grande risoluzione spaziale che ha e che ci permettono di avere i rivelatori al silicio, motivo per il quale vengono utilizzati appunto come rivelatori di vertici primari, ci permette, vedete, di identificare sia il vertice primario, ma anche mesoni B o D, che sono particelle che hanno un tempo di vita molto breve, per cui percorrono uno spazio dell'ordine di decine di micron, per cui necessitano di rivelatori, diciamo, ad un'altissima risoluzione spaziale in modo da distinguere il vertice primario dal secondo vertice di decadimento dei mesoni specifici. Vi presento quindi una parte del tracciatore di Aleph. Questi ovviamente hanno una struttura, diciamo, cilindrica perché, essendo la parte più interna del nostro rivelatore, avvolgono la beam pipe, che è la linea, il tubo all'interno del quale, diciamo, che viene percorso dai fasci prima di collidere.
Quindi questo rivelatore è un rivelatore a microstrip, al silicio, diciamo che la sua caratteristica peculiare è quella di avere, diciamo, grazie all'alta densità del silicio e grazie al fatto che diciamo, non necessitano di un'amplificazione, sono rivelatori che risultano essere molto compatti e quindi diciamo, largamente utilizzabili per diciamo, scopi di tracciamento. Grazie alla loro risoluzione spaziale appunto altissima ci permettono di distinguere i vari diciamo, punti di collisione e negli esperimenti moderni vengono utilizzati anche grazie al fatto che sono in grado di sostenere elevati flussi di radiazione, vengono utilizzati come tracciatori molto compatti all'interno ovviamente di un campo magnetico in modo da tracciare e misurare l'impulso delle particelle. Diciamo, in questo caso il tracciatore risulta appunto un elemento diciamo, molto compatto e di dimensioni ridotte per effetto dell'utilizzo della tecnologia dei rivelatori al silicio, ma in esperimenti per esempio quali quello che stiamo descrivendo, ovvero Aleph, il tracciatore era composto da grandi camere a deriva di grandi dimensioni. Nei collisionatori leptonici i grandi rivelatori di tracciamento centrali sono veramente di grande dimensione, diametri dell'ordine di 4-5 metri, lunghezze di 3-4 metri. Per questo tipo di rivelatore, quindi, i rivelatori a gas, in particolar modo, sono quelli più adatti, sia per le prestazioni che per i costi. Qui adesso vi parleremo di due rivelatori centrali che sono stati utilizzati. Il primo, la drift chamber, una grande drift chamber nell'esperimento Daphne e nell'esperimento Chloe a Daphne, e mentre la TPC che viene utilizzata è stata utilizzata nell'esperimento Aleph a LEP. Entrambi questi rivelatori sono comunque derivano, sono figli, potremmo dire, di quel rivelatore a multi-wire proportional chamber inventato nel 68 da George Sharpack. Un esempio appunto di grande camera a deriva per il tracciamento delle particelle cariche nei rivelatori, negli apparati di rivelazione ai collisori leptonici, è la drift chamber dell'esperimento Chloe, che è stato appunto costruito qui ai Laboratori Nazionali di Frascati e che è servito per lo studio dei caoni neutri, dei decadimenti dei caoni neutri e carichi. Qui potete vedere le dimensioni di questo oggetto estremamente grande, diametro 4 metri, lunghezza 3 metri e 3, strati di filo a stereo posti appunto ad un angolo con cella quadrata, moltissimi fili, 12.582 fili anodici e tre volte tanto di fili catodici, fili realizzati sottilissimi, 80 micron di diametro i fili di campo, 25 micron di diametro i fili di sense, una struttura estremamente leggera in fibra di carbonio e una miscela di gas leggera. Come potete vedere qui è un'immagine che è diventata anche abbastanza famosa della camera a deriva di Chloe aperta con tutti i fili e l'effetto diciamo della illuminazione su questi fili stereo crea questa immagine particolare. La camera poi fu chiusa, appunto costruita nel 97 e inserita nell'esperimento Chloe a Daphne. Qui potete vedere una ricostruzione di un evento estremamente importante, che è quello appunto di una coppia, creazione di coppia di K corto e K lungo che decadono entrambi in pai più pai meno. E questo qui è uno dei diciamo degli eventi particolari osservati da questo esperimento e ricostruiti grazie a questo rivelatore, a questa camera a deriva di grandi dimensioni. L'altro rivelatore per il tracciamento appunto di particelle in esperimenti moderni ai collisori leptonici è la Time Projection Chamber, che è stata inventata da David Nygren nel 1974 ed è un rivelatore di grandi dimensioni con un grande volume cilindrico riempito di gas che praticamente è vuoto. I fili sono posti solo alle due estremità del rivelatore, le camere multifili dove viene poi rivelata la ionizzazione amplificata e quindi ricostruita la traccia. La TPC, questa
appunto camera proiezione temporale, permette una ricostruzione tridimensionale della traccia. La XY viene ricostruita tramite la lettura dei fili o dei catodi segmentati delle multi-wire proportional chamber che sono poste alle due estremità del cilindro, mentre la Z, l'altra coordinata, viene ricostruita dalla misura del tempo di deriva degli elettroni, una volta nota la velocità nel gas. Qui sono riportate delle immagini della TPC di Aleph, dell'esperimento Aleph, e un evento come è stato appunto ricostruito dalla TPC di Aleph. La TPC di Aleph, appunto, che ha lavorato al Large Electron Positron Collider del CERN dall'inizio degli anni 90 fino all'inizio del secolo, del secolo successivo, ha queste dimensioni, appunto, come potete vedere, molto grande, un diametro di 3,6 metri, una lunghezza di più di 4 metri. Le risoluzioni spaziali sono dell'ordine di svariate centinaia di micron. Passiamo ora quindi alla descrizione dei calorimetri. Nel caso specifico vi presento un calorimetro, il calorimetro elettromagnetico dell'esperimento Hermes, composto di blocchi di vetro al piombo. I cristalli di vetro al piombo emettono luce al passaggio di una particella carica per emissione di radiazione Cherenkov, che avviene quando particelle cariche elettricamente sono in una condizione ultrarelativistica, ovvero attraversano il mezzo con una velocità maggiore della velocità della luce nel mezzo. Esistono però vari tipi di calorimetri a cristalli, composti di materiali organici o inorganici, il cui funzionamento si basa sull'emissione di luce di scintillazione. La luce emessa per scintillazione o effetto Cherenkov viene collezionata da strumenti quali il fotomoltiplicatore, che sono accoppiati allo scintillatore oppure al vetro al piombo nel caso del calorimetro di Hermes, attraverso un fotocatodo. Andiamo a vedere in una diapositiva come viene collezionato il segnale in un fotomoltiplicatore accoppiato a uno scintillatore. Quindi vedete, la cosa importante è che il segnale collezionato è proporzionale all'energia rilasciata all'interno dello scintillatore. Quindi nel caso specifico abbiamo una particella incidente con un'energia E. Questa produce all'interno dello scintillatore uno sciame elettromagnetico, come abbiamo detto, e il numero di particelle dello sciame sarà proporzionale all'energia della particella incidente e quindi il numero di fotoni di scintillazione emessi sarà quindi proporzionale al numero di particelle dello sciame prodotte dallo sciame e quindi all'energia. Come vi ho detto, a questo punto questa luce viene collezionata, arriva sul fotocatodo e con l'efficienza quantica del fotocatodo vengono emessi degli elettroni per effetto fotoelettrico. A questo punto gli elettroni vengono convogliati attraverso dei campi elettrici su questi dinodi al fine ovviamente di amplificare il segnale. Quindi vedete queste linee tratteggiate che aumentano il numero in modo da appunto darci il feeling del fatto che questi elettroni vengono moltiplicati da questa cascata di dinodi e alla fine il segnale viene collezionato dall'anodo con un'amplificazione dell'ordine di 10 alla 7, 10 alla 8. Un concetto diverso di calorimetro elettromagnetico è quello che vi sto appunto per descrivere, ed è il concetto di calorimetro a campionamento. Il calorimetro a campionamento è essenzialmente costituito da spessori di materiale passivo, tipicamente materiale pesante, normalmente piombo, e come in questo caso la parte attiva sono delle fibre scintillanti. Il concetto è essenzialmente identico a quello che vi ha descritto Giada e sostanzialmente questo è il calorimetro di Chloe, che è stato costruito, è un pezzo, una parte del calorimetro di Chloe, che è stato costruito appunto intervallando 200 piani di piombo con delle fibre da mezzo millimetro di spessore, con delle fibre da un millimetro di diametro. Alle estremità di questo calorimetro, lungo 4 metri, sono posti i lettori della luce che viene creata all'interno delle fibre. E
questi lettori sono essenzialmente i fotomoltiplicatori che vi ha spiegato molto bene la mia collega Giada. È costituito da 200 strati di piombo sottilissimi, mezzo millimetro, intervallati da fibre scintillanti da un millimetro di diametro. Come potete vedere, questa è l'immagine che viene sostanzialmente trasportata dalle fibre, in questo caso l'immagine della mia mano, che viene trasportata dalle fibre del calorimetro a campionamento di Chloe. Siamo arrivati dunque a descrivere la parte più esterna della struttura a cipolla che abbiamo precedentemente descritto e quindi i rivelatori a muoni. In questo caso abbiamo proprio un'installazione qui al Visitor Center delle camere MDT installate in Atlas. Sono, come diceva Gianni, dei rivelatori a gas perché ovviamente devono coprire una grande superficie e per cui i rivelatori a gas si prestano molto bene per questi usi, perché ovviamente hanno un basso costo, ma riescono ad avere risoluzioni spaziali, in questo caso di 80 micron, per cui riusciamo ad avere una buona risoluzione spaziale e a coprire grandi superfici mantenendo bassi i costi. Andiamo a vedere adesso, ci avvaliamo di un supporto grafico per vedere come viene ricostruita la traccia del muone che attraversa il nostro spettrometro all'interno di queste camere che si chiamano MDT. Nell'immagine una traccia che attraversa i nostri tubi. Ogni tubo ha il diametro di 3 cm e è riempito di gas, una miscela di argon e CO2. Quello che si misura è il tempo di drift all'interno di questa miscela, ovvero il tempo che impiegano gli elettroni, perché ovviamente all'interno è creato un campo elettrico, la particella che attraversa crea delle coppie elettrone-ione, gli elettroni driftano verso il centro, dove c'è praticamente un filo di tungsteno del diametro di un capello che raccoglie la carica. Le camere MDT di Atlas sono composte, come possiamo vedere qui sopra, da questa visuale si riesce ad apprezzare, da due file di 3 tubi. I tubi sono in alluminio e questo ci permette appunto di identificare la traccia. Possiamo vedere qui nell'event display la ricostruzione di una traccia facendo quello che viene chiamato il fit ai cerchi e qui abbiamo una foto del laboratorio sperimentale che abbiamo proprio qui ai Laboratori Nazionali di Frascati, dove abbiamo due MDT di quelle che sono state proprio costruite qui ai laboratori per l'esperimento Atlas e una camera che vi descriverò più in dettaglio in seguito, che è la camera Micromegas per l'upgrade dell'esperimento Atlas per lo spettrometro a muoni che adesso stiamo testando. Allora, dopo la rivoluzione dai rivelatori ottici ai rivelatori elettronici, negli anni a fine anni 80, inizi anni 90, c'è stata una nuova rivoluzione nel campo dei rivelatori a gas. Dai fili alle microstrutture. Quali sono le limitazioni e i pregi dei rivelatori a gas con i fili? Beh, sicuramente, come abbiamo visto nei vari rivelatori che abbiamo descritto fino adesso, si riesce con i rivelatori a gas e a fili, si riescono a coprire grandi aree e grandi volumi a costi moderati. Questo è sicuramente un grande pregio. Però la spaziatura dei fili tipicamente non può scendere sotto i 2 mm perché si instaurano poi delle instabilità e questo porta a una risoluzione spaziale limitata di questi rivelatori. Inoltre questi rivelatori sono anche non adatti per essere operati, per essere utilizzati in ambienti ad elevatissimi flussi di particelle. E quindi era necessario a un certo punto passare da questo tipo di rivelatore, che ha fatto decenni di storia della fisica delle particelle, a un nuovo rivelatore. La soluzione qual è? È la sostituzione dei fili anodici e catodici, che sono posti, come abbiamo detto più volte, a distanza millimetrica, con delle microstrutture anodiche e catodiche, che sono invece poste a distanza submillimetrica. Questo
porta praticamente a risolvere i problemi della capacità di operare questi rivelatori ad elevatissimi flussi e anche porta questi oggetti ad avere delle risoluzioni spaziali estremamente più elevate. Questa nuova classe di rivelatori, nata nel 1988 dall'intuizione di Anton Hoed, si chiama Micropattern Gaseous Detector. Nel 1997 viene inventato da Fabio Sauli, un italiano che lavora e ha lavorato al CERN, un micropattern gas detector che è stato utilizzato in moltissimi esperimenti, COMPASS, LHCb, CMS e tanti altri. Questo nuovo rivelatore si chiama GEM, è un gas electro multiplier e è sostanzialmente basato sull'impiego di un sottile foglio, qui è schematizzato, si può vedere diciamo, un'immagine di sottile foglio di Kapton, 50 micron di spessore, che è biramato, cioè le due facce del Kapton sono ramate, e viene realizzato su questo foglio una struttura, una matrice di fori piccolissimi di diametro 70 micron e con un passo, quindi una distanza tra un foro e l'altro di 140 micron, tramite tecnologie fotolitografiche, cioè le stesse tecnologie che vengono utilizzate per fare i circuiti stampati, anche quelli per esempio del nostro telefonino. Anzi, nel nostro telefonino sono utilizzati proprio circuiti di Kapton, molto simili a questo elemento base di questo rivelatore. Qui potete vedere come funziona fondamentalmente una comparazione tra come funziona una multi-wire proportional chamber a fili, sono schematizzati i fili, e una GEM. Come avete imparato, gli elettroni driftano verso il filo e lì incontrano un campo elettrico molto elevato e moltiplicano. E il segnale viene generato quindi su questo filo. Nel caso delle GEM, gli elettroni driftano verso il foro, si entrano dentro il foro dove incontrano un campo estremamente elevato, anche qui dell'ordine di 100 kV per centimetro, e quindi riescono a moltiplicare e quindi a creare un segnale che poi viene letto e raccolto da un opportuno sistema di readout che può essere a strip, a pad, bidimensionale. Questo è appunto uno dei primi esempi di micropattern gas detector che viene oramai utilizzato in moltissimi esperimenti moderni. Questo è un rivelatore a GEM, in realtà a tripla GEM, quindi con tre strati, tre fogli di GEM in cascata, una dopo l'altro, ed è stata costruita questa in laboratorio di Frascati per l'esperimento LHCb. Come potete vedere con un laser, vi faccio vedere sostanzialmente come la luce laser appunto passa da uno strato al successivo fino ad arrivare all'ultimo. E questo in qualche modo è un po' come se stiamo così ricostruendo il cammino degli elettroni che partono dalla regione di deriva, vengono amplificati nel primo strato di GEM, poi successivamente nel secondo ed infine nel terzo per essere raccolti dal sistema di lettura. I rivelatori a gas, come accennava prima Gianni, stanno evolvendo verso i micropattern gas detector, che sono rivelatori appunto della cui famiglia fanno parte sia diciamo, le GEM ma anche le micromegas. Nello specifico le camere micromegas si basano sullo stesso principio di funzionamento già illustrato da Gianni. Quello che cambia è la struttura. Come possiamo vedere qui, per esempio, nel caso della micromegas abbiamo, come in tutti i rivelatori a gas, una gap chiamata gap di drift, il cui diciamo, scopo è quello di... è una gap riempita di gas a cui è applicato un campo elettrico, tale per cui al passaggio di una particella carica viene rilasciata energia alle molecole del gas, quindi tale da produrre coppie di elettrone e ione. A causa del campo elettrico gli elettroni driftano verso
verso appunto la zona di collezione della carica, che in questo caso appunto è costituita delle strip, e passano attraverso una gap di amplificazione. La gap di amplificazione nel caso delle micromegas è alta 128 micron, che sono, come si fanno a tenere 128 micron? In questo caso, di nuovo, quello che si usa è una printed circuit board, le PCB che prima ci ha definito Gianni, che come ha ben detto Gianni fanno parte anche, si trovano all'interno dei nostri cellulari, fanno parte dell'elettronica di comune utilizzo. In questo caso queste printed circuit board hanno sopra la zona di circuito stampato, che è essenzialmente costituita dalle strip di lettura di RAM, uno strato isolante di Kapton, come diceva Gianni, e delle strip resistive, sulle quali viene raccolta la carica e applicato una tensione per avere un alto campo elettrico all'interno della regione di drift. I 128 micron sono garantiti da uno strato di materiale isolante dello spessore di 128 micron che tiene schiacciata su di sé, a causa dell'elevato campo elettrico, una micro mesh metallica di acciaio. È una micro mesh, potete pensare come un retino, no? Però di dimensioni micrometriche, cioè la dimensione del filo, il diametro del filo è circa 30 micron e la spaziatura tra questi circa 70 micron, quindi stiamo parlando di, appunto per questo la definiamo micro mesh metallica, attraverso la quale ovviamente dato il rapporto di due campi elettrici avviene un'amplificazione del segnale che è stato convertito prima in elettroni. Qui abbiamo un prototipo di camere micromegas di dimensioni molto ridotte. In questo caso è una camera di tipo bulk, in cui la micromesh è incollata, e quello che possiamo vedere qui è in trasparenza, riusciamo a vedere, non so se è visibile attraverso la telecamera, si vede la gap di drift e la micromesh metallica fino ad arrivare alla lettura. Qui ovviamente abbiamo l'elettronica di acquisizione, e quello che potete apprezzare è la continuazione di queste microstrip che leggono il segnale, che appunto poi viene letto attraverso un'elettronica dedicata e quindi poi acquisito dal computer. In virtù della capacità di questi rivelatori di sostenere un elevato flusso di radiazione senza degradare le loro performance in risoluzione ed efficienza, questi rivelatori sono stati scelti, per esempio, per l'upgrade del rivelatore Atlas, in cui avete visto, ve l'ho presentato, ha una struttura cilindrica e, come abbiamo visto prima, dello spettrometro muon il tracciamento era fatto dalle camere MDT, sia nella parte che viene chiamata del barrel, ovvero intorno al cilindro, sia nei due, chiamiamoli, tappi avanti e indietro. Ovviamente la regione in avanti e indietro è quella più maggiormente interessata dall'elevato flusso di particelle, e quindi chiaramente con l'upgrade di LHC e quindi l'aumento di luminosità, che vuol dire l'aumento del numero di collisioni, prima abbiamo visto che il numero medio di vertici di interazione per singola collisione era di 25, adesso si andrà fino a 40 e oltre, vuol dire che dobbiamo essere in grado di avere rivelatori capaci di sostenere un elevato flusso di particelle. Nel caso specifico, le MDT, che hanno fatto un egregio lavoro per i primi run di LHC, in vista dell'upgrade perdono in efficienza dato l'elevato flusso, e quindi è necessario sostituirli con questa nuova generazione di rivelatori a gas che abbiamo appena descritto. Il prototipo che vi ho illustrato delle camerette micromegas dell'ordine di 10 cm x 10 ha subito quindi una sua evoluzione. Quello che possiamo fare, che abbiamo visto con una gap,
La potenzialità è quella di poter, diciamo, aumentare il numero di gap e quindi stratificare il nostro rivelatore e oltretutto, diciamo, inclinando le strip di lettura di un certo angolo, si può ricostruire sia lungo una direzione che viene chiamata coordinata di precisione, sia nella sua direzione ortogonale. Questo è il caso che è stato studiato e ideato per appunto l'upgrade di Atlas nella parte in avanti di quella che è chiamata la New Small Wheel, ovvero diciamo la nuova ruota. Qui vediamo, diciamo, un po' come viene prodotta una camera di questo tipo. Come vi ho detto, si sfrutta il fatto che si può stratificare il nostro rivelatore e quindi creare un certo numero di gap, in questo caso 4. Qui vediamo, diciamo, ha una struttura trapezoidale perché ovviamente sono settori sono spicchi di settore circolare e l'assemblaggio, questa è la nostra camera pulita, l'assemblaggio avviene, diciamo, un pannello alla volta. Qui diciamo, forse da questa immagine si vede un po' meglio, questa è quella che vi dicevo essere la micro mesh metallica e questo è il pannello di lettura, ovvero, diciamo, un enorme circuito stampato. Ovviamente, diciamo, le case produttrici non riescono a produrre un circuito stampato di queste dimensioni, per cui è composto di vari fogli, diciamo, più piccoli, opportunamente ovviamente allineati tra di loro. E infine, diciamo, questo è il rivelatore assemblato e infine qui montato sulla New Small Wheel. Un nuovo micro pattern gas detector è stato sviluppato qui a Frascati ed è in qualche modo, possiamo dire, una sintesi tra il gas electro multiplier che vi ho descritto prima e la micromega che ha descritto Giada poc'anzi. Il rivelatore viene chiamato micro resisting well. Well è un termine appunto inglese che vuol dire pozzetto. La micro well appunto sviluppata a Frascati è costituito di due soli componenti, il catodo e l'anodo. Nell'anodo, oltre al sistema di lettura, è incluso anche lo stadio di amplificazione. Qui c'è uno schema, fondamentalmente la ionizzazione, quando viene raccolta all'interno del foro, né più né meno come succede nelle GEM, viene amplificata, viene moltiplicata e poi si raccoglie il segnale sul readout. Questo è uno schema del rivelatore, qui c'è il catodo, questo è il rivelatore con, diciamo, che include sia lo stadio di amplificazione sia lo stadio di lettura e qui potete vedere un esemplare che vi ho portato, che apro, questo qui è il catodo e questo è l'altro componente. Il catodo è molto semplice, ovviamente, questo è il componente in cui c'è sia il readout che la parte di amplificazione. Quindi è un oggetto, è un rivelatore composto solo da due componenti, molto semplice, molto robusto perché è di tipo resistivo, è molto simile da un certo punto di vista a una micromega, molto simile dal punto di vista dell'amplificazione a una GEM. Per chiudere questa carrellata sulla storia dei rivelatori, dai primissimi rivelatori ottici fino ai moderni micro pattern gas detector, vi abbiamo portato qui nella sala sperimentale dove è stato montato l'esperimento CLOE, che vi abbiamo anche descritto durante la nostra visita. Nel salutarci vi invitiamo a farci visita durante gli Open Day ai Laboratori Nazionali di Frascati quando sarà possibile. Ciao! Ciao!